Noi abbiamo posto il limite del Sì. 50% in presenza, cioè o della popolazione scolastica o comunque delle classi, cioè comunque il 50%, e con il turno unico. È chiaro che anche di conseguenza il trasporto sarebbe stato, come dire, tranquillo, nel senso che non c'è un affollamento come poi del resto è successo. Prossima ordinanza regionale cambierà qualcosa? Se sì, che Io cosa? penso di no, però insomma io diciamo... Sono convinto che non cambierà nulla, almeno per la prossima settimana, però diciamo tra domani e dopodomani al massimo noi faremo i soliti incontri, soliti nel senso costanti, continui, che dove decideremo come strutturare la prossima ordinanza. Ovviamente è il presidente Emiliano in Certo. quanto ha la responsabilità che determinerà la scelta, ma insomma io come ho fatto sempre, farò anche stavolta, convocherò i sindacati, cercheremo di condividere, diciamo, il percorso e poi il presidente farà l'ordinanza. La UIL Scuola ha già annunciato uno sciopero ieri, insomma, proprio nel nostro telegiornale lo hanno annunciato in Sì, caso in c'è cui. soltanto questa Sì. contrapposizione, diciamo, della scelta delle famiglie, diciamo, questo poi è il nodo, Sì, perché poi fondamentalmente per il sì. resto, insomma, siamo d'accordo quasi su tutto.